vuole buttarsi dal ponte che sovrasta il fiume Metauro, salvato da un poliziotto libero dal servizio. Stop alle infiltrazioni ogni qualvolta piove, attribuiti i lavori per riparare i tetti delle scuole Fanesi, Scatola Magica e Montesi. Alzheimer, Fano diventa comunità amica delle persone con demenza, al via un nuovo percorso di sostegno alle famiglie con un progetto pilota che prevede anche punti di primo ascolto. Al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, storia e tecnologia si uniscono per regalare nuove emozioni. Presentato oggi il progetto di riqualificazione della struttura, i lavori termineranno tra l'estate e l'autunno prossimi. Dopo 160 anni e ben 5 generazioni, a gennaio la storica profumeria di Fano Taussi chiuderà i battenti tra tanti ricordi ed emozioni. Emozioni, forme e colori è il titolo della mostra di Daniele Cataudella, visitabile fino al 12 novembre a Palazzo Bracci Pagani. Compie 100 anni lo storico pescatore fanese Silvano Pensi, a festeggiarlo il sindaco Ser Filippi e suo nipote, il primo cittadino di Mondolfo Nicola Barbieri. Venerdì 8 novembre, benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Il senso di responsabilità e vicinanza dimostrato da un operatore della polizia in servizio al commissariato di Fano non si è fermato al giorno in cui uno straniero ha tentato di suicidarsi, ma si è protratto con diversi colloqui telefonici, tra i due l'ultimo dei quali risalente a questa mattina. Il fatto risale al 18 ottobre scorso, quando il poliziotto, libero dal servizio mentre percorreva via Madonna Ponte, giunto all'altezza del ponte che sovrasta il fiume Metauro, ha notato la presenza del ragazzo che si trovava a cavalcioni sul guardrail con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto. Dopo aver parcheggiato l'auto, l'agente ha tentato con le parole di farlo desistere, ma il giovane ha trovato il coraggio di scavalcare la protezione. Il poliziotto si è lanciato verso di lui riuscendo ad afferrarlo, ma a quel punto anche il busto dell'operatore si protendeva verso il precipizio, rischiando di essere trascinato dall'appeso del ragazzo. Dopo essere riuscito con molta difficoltà a metterlo in sicurezza, si sono stretti in un forte abbraccio, scoppiando in lacrime. Lo straniero ha confidato all'uomo in divisa che le cause della sua decisione erano state prese per non aver superato il lutto della morte dell'amata madre. Ha raccontato inoltre di essere gravemente malato e che i medici gli avrebbero dato poche possibilità di sopravvivenza. Certamente la vicinanza dimostrata dall'operatore del commissariato non ha risolto i problemi del giovane, ma gli è stato di stimolo per affrontarli con maggiore serenità. L'amministrazione comunale di Fano corre ai ripari per eliminare le infiltrazioni che da tempo si verificano ogni qualvolta piove nella scuola della Scatola Magica di Rosciano e nel complesso elementare e medie della Montesi a Sant'Orso. Era una promessa fatta ai genitori degli studenti dall'assessore ai servizi educativi Loredana Maghernino, e ora l'intervento, dal costo complessivo di 200.000 euro, è stato programmato dall'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, che per guadagnare tempo ha adottato un procedimento innovativo. Sentiamo l'intervista di Massimo Foghetti. La pioggia ha imperversato tantissimo in questi ultimi tempi su Fano, su tutto il territorio, parte è stato allagato, ma ne hanno risentito anche in modo particolare le scuole. Su cosa si sta intervenendo? Quali sono le emergenze attuali? Oggi finalmente abbiamo l'aggiudicazione della ditta che realizzerà l'impermeabilizzazione di due scuole molto attenzionate, che sono la Scatola Magica di Rosciano e la Montesi di Sant'Orso. Sono due scuole che avevamo già visitato durante il periodo estivo e per il quale avevamo già stanziato dei fondi. Abbiamo fatto una ricerca tecnologica per abbandonare i problemi che vengono generati dall'utilizzo delle guaine standard, quelle che vediamo portare sui tetti a rotoli, per intenderci. Utilizzeremo delle resine composite che ci permetteranno di fare tre cose fondamentali: ottimizzazione dei costi, perché pensate che con i fondi che noi utilizziamo per due scuole, generalmente prima se ne poteva impermeabilizzare solo una, grande durata nel tempo dell'impermeabilizzazione e soprattutto velocità di esecuzione, perché partendo da qui a qualche giorno, 10 giorni al massimo, giusto per far partire il cantiere, entro dicembre avremo tutti e due i lavori completati. Quindi un grande lavoro di attenzione alle scuole, è solo l'inizio di questo processo, però è anche una risposta importante a tutte le mamme, tutti i papà e anche a tutte le maestre di queste scuole che ci chiedevano veramente da tempo di intervenire.
La situazione era veramente grave all'interno delle scuole. Lei ha fatto dei sopralluoghi nelle scuole stesse? Sì, lì abbiamo trovato una situazione veramente critica. Pioveva all'interno, c'erano secchi d'acqua un po' ovunque, stracci. In alcuni casi i ragazzini, penso alla scatola magica, i nostri bambini dovevano essere segregati soli in alcune aule dove per fortuna non pioveva all'interno, quindi il problema era veramente generalizzato. La stessa cosa valeva per la scuola appunto di Sant'Orsola, Montesi, che anche lì necessitava veramente di un intervento importante. L'abbiamo detto all'inizio del mandato, continueremo con questa fase di manutenzione delle scuole perché i nostri ragazzi devono avere le migliori strutture possibili. Prima non è stato fatto, noi invece vogliamo investire sulle scuole per il benessere delle future generazioni. All'ospedale di Urbino i primi due interventi con la via mini-invasiva anteriore per le protesi d'anca. L'ASTA ha infatti avviato una procedura innovativa che permette al paziente un recupero veloce con dolori post-operatori notevolmente ridotti grazie ad una tecnica che consente nel posizionare una protesi con una cicatrice longitudinale di appena 8-10 cm, la quale può essere anche orizzontale nella piega inguinale nella sua variante bikini. È un reparto d'eccellenza, ha dichiarato il direttore Alberto Carelli. Continuiamo ad elevare la qualità delle prestazioni con l'obiettivo di ridurre la mobilità passiva, che per l'ortopedia in questa provincia è storicamente la più concentrata. L'attività è passata da 80 interventi di protesica maggiore nel 2021 a 207 nei primi 10 mesi del 2024. Fano diventa comunità amica delle persone con demenza. Si tratta di un progetto fatto proprio dall'amministrazione che intende sensibilizzare sempre più la cittadinanza sugli effetti sociali di questa patologia. Recentemente il sindaco Serfilippi e il direttore dell'associazione Cante di Montevecchio, Giovanni Di Bari, hanno partecipato al convegno nazionale dedicato al tema che si è svolto a Imola, una presa di coscienza che ha determinato un cambio di passo. Si sensibilizza sempre più la cittadinanza rispetto a questa malattia. Assessore Tarsi, una iniziativa che ha coinvolto l'amministrazione comunale, intende allargare questo problema a tutta la città. Che cosa si sta facendo? Bene, anche Fano, insieme ad altre 60 città italiane, farà parte, diventerà comunità amica delle persone con demenza. È stato deliberato ieri in giunta questo progetto che dà l'inizio ad un percorso virtuoso perché fa diventare la nostra città amica delle famiglie, delle persone con demenza. E come faremo questo? Cercando di costruire progetti insieme alle associazioni delle famiglie, insieme anche al terzo settore, che possano sensibilizzare la città. Della demenza, dell'Alzheimer non si deve avere paura. Le persone con demenza hanno però bisogno di essere accolte nei punti, per esempio, di accesso, esercenti, forze dell'ordine, punti di primo ascolto. Devono essere accolte con la capacità di poter riconoscere la persona malata. La città deve diventare più sensibile, più accogliente. Lo faremo con un gruppo di lavoro che è stabilito sia di 5 persone che appunto saranno rappresentanti delle varie realtà cittadine che si occupano di questo problema. È un problema che si estende anche nel territorio, tanto che viene coinvolto anche l'ambito sociale. Sì, nel progetto, il progetto parte con, è un progetto pilota che parte con la città di Fano, con l'intenzione però, una volta che avremo avviato le varie attività, di poterlo estendere anche alle altre città dell'ambito, perché questo purtroppo è un problema di tutti, è un problema molto sentito dalla città ed è un problema che appunto riveste aspetti non soltanto, non impegna soltanto il malato, è un problema che ricade su tutta la famiglia, su tutto il nucleo familiare, diventa un problema non solo economico ma spesso anche psicologico per chi si fa carico dell'assistenza alla persona malata. Quindi è l'ambito territoriale che in qualche modo diventa un po' un contenitore dell'accoglienza a queste famiglie.
L'associazione Cante di Montevecchio, dove appunto si dà anche assistenza a tutte le persone che hanno una certa disabilità. In cosa consiste praticamente l'attività? Ma adesso inizialmente noi avremo un primo tavolo che è stato costituito con la delibera firmata ieri, che sarà un tavolo di progettazione, di programmazione. Dovremo intanto arricchirlo eventualmente di nuovi stakeholder, si chiamano adesso, ma di nuove persone, organizzazioni interessate all'argomento, e poi cominceremo a fare una sorta di mappatura delle cose che la nostra città ha già in tema di demenza e di quali sono le esigenze che invece dobbiamo incominciare a costruire per rispondere a questa particolarità. La demenza è una malattia, l'Alzheimer è una malattia, ma è anche una particolarità che investirà tante persone, sta già investendo tante persone e ne investirà veramente tante nei prossimi anni. Con una decisione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sono stati stanziati 463.000 euro per i lavori di ristrutturazione e ampliamento della Biblioteca Civica Passonei a Fossombrone e realizzazione degli uffici comunali per un intervento complessivo di 2,4 milioni di euro. Ad annunciarlo è il deputato marchigiano della Lega Mirko Carloni, che ha commentato: fatti concreti e attenzione per il territorio. Queste le parole chiave della Lega. Il tratto marchigiano della ciclovia adriatica torna in discussione al Consiglio regionale con un'interrogazione presentata dal consigliere del Partito Democratico Renato Claudio Minardi per sollecitare il completamento del tratto fanese. Sentiamo. Minardi, a che punto è la realizzazione della ciclovia adriatica nella nostra regione? Ma il progetto della ciclovia adriatica sta andando avanti, è un'opera infrastrutturale, le cosiddette infrastrutture del benessere per la mobilità sostenibile, per la sicurezza della mobilità, è un'opera che sta andando avanti. Adesso c'è una novità che significa che stanno per arrivare 27 milioni e mezzo dal Ministero delle Infrastrutture direttamente alla Regione Marche. E siccome nella nostra provincia, nella nostra città, di fatto una parte della pista ciclabile della ciclovia adriatica, che è un'opera di 1300 km che coinvolge 99 comuni, 17 province, 6 regioni, deve essere completata. E l'obiettivo è quello che, nel mentre si sta realizzando il ponte sul fiume Cesano, che ha avuto un costo importante di circa 4 milioni e mezzo, adesso bisogna pensare al tratto fanese, in modo tale da poter collegare il nord della provincia con la provincia di Ancona, Fano-Pesaro con Senigallia-Ancona, le due province. E manca il ponte sul fiume Metauro e manca il tratto da realizzare fra il ponte Metauro, la città di Fano, perché la pista ciclabile Fano-Pesaro è già stata realizzata 10 anni fa, quindi serve la parte centrale della città, il ponte sul fiume Metauro e dal ponte sul fiume Metauro fino a Ponte Sasso. È un tratto importante che deve essere realizzato, il costo del ponte sarà sicuramente un costo importante, ma l'obiettivo della mia interrogazione è proprio chiedere alla Regione di destinare una parte importante delle risorse che arriveranno dal Ministero al completamento di quest'opera, che di fatto unirebbe totalmente le due province. Non possiamo lasciare questo buco in mezzo. Ovviamente bisogna progettarlo, ciò che in parte di progetti stanno andando avanti, ma non c'erano i finanziamenti. Ora l'obiettivo è finalizzare gli investimenti con i finanziamenti che sono in arrivo. L'obiettivo è ovviamente quello di dare sicurezza ai pedoni. Sappiamo che la ciclovia adriatica è un'opera importante, voluta non solo dalla Regione, dalle Regioni, ma anche dalla FIAB, ed è un'opportunità per lo sviluppo anche dal punto di vista turistico. Abbiamo visto quante opportunità turistiche può dare un'opera di questo genere con il cicloturismo che sta evolvendo sempre di più. E poi non dimentichiamo mai la sicurezza, la sostenibilità della mobilità dolce. Il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, ha firmato il decreto con il quale ha conferito le deleghe ai consiglieri di recente eletti per il prossimo biennio. L'assessore di Fossombrone, Laura Giombini, è stata nominata vicepresidente al consigliere comunale di Urbino, Oriano Giovane. Vanno la programmazione scolastica, il piano territoriale di coordinamento e il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, viabilità e
Ambiente, al vice sindaco di Mercatello sul Metauro, Gabriele Giovannini, Edilizia Scolastica, al sindaco di Mercatino Conca, Omar Lavanna, Pari Opportunità e Personale, alla consigliera comunale di Pesaro, Anna Maria Mattioli, Programmazione Strategica e Rapporti con Enti Locali e Regione, al primo cittadino di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Cambiamo argomento. Al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, nuove emozioni in arrivo grazie all'unione tra storia e tecnologia. Oggi è stato presentato il progetto di riqualificazione della struttura. Sentiamo di più nel prossimo servizio. Il Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola regalerà nuove emozioni grazie al progetto da 1 milione di euro voluto dall'assessorato al turismo, nel quale la storia incontra la tecnologia. La giunta di Pergola nel cuore ha partecipato al bando pubblico della Regione Marche con un progetto di riqualificazione e riallestimento del museo, ottenendo un importante finanziamento. Il grande disegno, che andrà a rivoluzionare la struttura che ospita l'unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di epoca romana rimasto al mondo, è stato presentato oggi nella affascinante cornice della sala che li custodisce. Sarà un museo completamente immersivo e interattivo, ma sarà anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili. Un progetto voluto dall'amministrazione comunale, che ha vinto anche il bando della Regione Marche per la riqualificazione delle sedi, dei luoghi per l'accesso turistico e per la promozione turistica. Un progetto da 1 milione di euro, di cui oltre 640.000 finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune di Pergola. Un progetto che sposa la storia con la tecnologia per raccontare in maniera emozionante un viaggio lungo oltre 2000 anni. Come dicevamo, la tecnologia applicata alla narrazione della cultura e della storia, che prevederà quindi nuove sale immersive e comunque un nuovo modo di fare museo. Entusiasta del progetto Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, questo museo, ha detto il direttore, è un'eccellenza straordinaria che ospita un pezzo fondamentale di storia dell'archeologia d'Italia. Io ricordo quando 2 anni fa abbiamo fatto proprio qui a Pergola un sopralluogo con il direttore generale dei musei, Massimo Sanna, e proprio in quel contesto abbiamo cominciato a parlare, a ripensare proprio a questo, cioè come diciamo valorizzare al meglio questo gruppo in questo meraviglioso sito che è Pergola. Il progetto, i cui lavori dovrebbero terminare tra l'estate e l'autunno prossimi, prevede una serie di interventi sull'intera struttura dell'edificio, dalla piazzetta esterna alla radicale riconsiderazione degli allestimenti. Da riqualificare l'apparato illuminotecnico e l'accessibilità sensoriale e cognitiva dell'apparato didattico. Sulla sala dei bronzi dorati l'intervento sarà mirato ad integrare e arricchire l'esperienza per mettere in risalto il valore storico e artistico dell'opera. Ci saranno LED wall monitor touch con contenuti multimediali interattivi progettati per offrire approfondimenti didattici divulgativi. Le collezioni permanenti verranno riallestite utilizzando nuovi sistemi espositivi dotati di tecnologie multimediali avanzate. Sindaco, questo progetto che valore ha per la città? Un valore importantissimo, l'abbiamo detto già dalla campagna elettorale, i pilastri della nostra amministrazione erano lo sviluppo turistico della città e le grandi opere. In questo progetto racchiudiamo tutte e due, quindi lo sviluppo, puntare nello sviluppo turistico di Pergola e fare grandi opere. La scelta era stata chiara, avevamo già indicato un assessorato alle grandi opere come questa che ho delegato all'onorevole Antonio Baldelli, nonché vice sindaco, quindi assessorato alle grandi opere, opere come queste che guardano al futuro di Pergola. Nuove rotte per l'aeroporto delle Marche. È decollato questa mattina da Ancona il primo volo per Barcellona, operato da Volotea. Ad inaugurare la nuova destinazione 149 passeggeri. Grande soddisfazione è stata espressa dal governatore Francesco Acquaroli, che ritiene la crescita e lo sviluppo dell'aeroporto un elemento essenziale per il rilancio del tessuto imprenditoriale marchigiano e del turismo. Dai dati emerge che nel primo trimestre del 2024 il
traffico passeggeri è cresciuto del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in un contesto dove il traffico italiano è cresciuto del 12% e quello europeo del 9%, un trend confermato anche negli ultimi mesi. Il record a luglio con un 20% di crescita e significativi incrementi degli arrivi stranieri. Il 10 novembre il mercato del lobbista, che si tiene a Fano ogni seconda domenica del mese, apre le porte a bambini e ragazzi. Sentiamo. Anche i più piccoli saranno protagonisti del mercato del lobbista. Assessore, in che modo verranno coinvolti? Sì, le nostre idee è quella, appunto, in occasione della, diciamo, del mercato del lobbista, di ripopolare la piazza, quindi immaginare di coinvolgere anche i più piccini nel mercato, nel mercatino, e scambiando giochi, scambiando anche, diciamo, cose realizzate dagli stessi, figurine e quant'altro, perché, diciamo, abbiamo scoperto, e questo è, probabilmente è un fatto anche noto, che chiaramente piace molto questo tipo di attività. E lo facciamo in piazza, piazza 20 settembre, dalle 9 della mattina fino alle ore 13. E è consentito chiaramente occupare, tra virgolette, la piazza con uno spazio che intorno si aggira intorno ai 3 metri, quindi uno spazio utile e necessario per poter esporre la propria mercanzia, diciamo così, e con la supervisione sempre di un adulto, e quindi fare questa attività di scambio di giochi propri, come dicevo prima, cose dagli stessi realizzati, e anche di piccole vendite, quindi con un tetto massimo, ovviamente. Uno scambio che avverrà soltanto tra i bambini, quindi e bambine, che dalla fascia dai 6 ai 13 anni, quindi coinvolge sostanzialmente anche i ragazzini, no, delle scuole medie, e esclusivamente tra loro, e appunto per quello che riguardano appunto giochi e le cose realizzate dagli stessi e non altro tipo di materiale. Questa iniziativa nasce, diciamo, fino ad oggi era stato immaginato il mercatino dei bambini e delle bambine all'interno della fiera di San Bartolomeo nel mese di agosto, e quindi con lo spazio a loro dedicati nella senso struttura in Sassonia. Proprio da lì è nata invece l'idea di dedicare proprio per loro un momento, e quindi nel centro città, e quindi lo facciamo in qualche modo in via sperimentale. L'idea è di farlo anche un altro evento in primavera, ma laddove ci fosse la necessità, la richiesta e quindi la voglia e la volontà di riproporre questo tipo di iniziativa, siamo ben lieti di immaginarlo anche in altre domeniche. È anche un modo per socializzare, per coinvolgere le famiglie e quindi insieme per passare una domenica mattina in piazza. Il consigliere comunale dei 5 Stelle, Francesco Panaroni, torna a criticare il PRG della vecchia giunta Seri dopo la corposa richiesta di interrogazioni inviata dalla provincia al comune di Fano, che secondo il consigliere dimostra la bontà delle rimostranze riportate dal movimento. Un PRG frettoloso, fondato su studi e dati obsoleti, ha commentato Panaroni, che ha proseguito: e senza una visione di città ed è quasi da rifare da capo. Sono andati avanti a testa bassa senza nessuna condivisione. Cambiamo argomento. Con Cristiana Guerra abbiamo incontrato i titolari della storica profumeria Taussi, Rodolfo e Luciana, che dopo aver arricchito per ben 5 generazioni e 160 anni di storia un'intera città, cedono il passo ad un nuovo negozio. È giunta al termine di una storia che dura da 5 generazioni e ben 160 anni. Dopo lunghe tradizioni, la profumeria Taussi, negozio ultrasecolare situato nel cuore del centro storico di Fano, a gennaio 2025 chiuderà i suoi battenti per cedere il passo ad un brand molto conosciuto. Un esercizio ormai parte integrante della storia della città fanese, che conclude un capitolo di vita fatta di soddisfazioni ma anche di tanti sacrifici. Un'attività, quella della famiglia Taussi, avviata come barbieria nel 1864 per opera di Camillo, poi portata avanti sempre con passione, nuove idee e voglia di rinnovarsi, fino ad arrivare ad oggi con Rodolfo e Luciana Tranquilli, che da anni portano avanti la profumeria con orgoglio e determinazione. Rodolfo, dopo 160 anni avete ceduto il testimone ad un'altra attività, da quando esattamente? Abbiamo cominciato 160 anni fa, nel 1864. Termineremo la nostra avventura il 20 gennaio del 2025. Una storia iniziata da Camillo Taussi con una barbieria, poi come è proseguita negli anni, come si è evoluta anche la vostra storia?
diciamo, cominciata con Camillo come barbieria, poi c'è stato il primo Tullio, Ettore, poi mio padre Tullio, che oltre alla barbieria ha messo su anche la parrucchieria, perché lui era parrucchiere per signora. Nei primi anni del Novecento abbiamo aperto i bagni pubblici, che a Fano non esistevano, su richiesta della città e delle autorità. Un aneddoto, che ecco, il premio partita per i giocatori dell'Alma quella volta era un bagno da Taussi. Poi diciamo la profumeria dal 1911 fino ai giorni nostri. Profumo a teatro, lo vogliamo ricordare? Come no, prima della guerra e prima di ogni rappresentazione a teatro mio padre e mio nonno andavano a profumare la sala grande, gli ambienti del teatro. È una cosa molto bella che abbiamo voluto riproporre in maniera diversa con il lancio del profumo e l'elisir della fortuna. Il problema della chiusura dei negozi non è un problema da poco oggi in centro storico? No, purtroppo è un grave problema. La città dovrebbe essere molto più accogliente, più bella, tenuta meglio, più pulita, per cui ci dovrebbe essere più cura. Manca quel colpo d'occhio che fa dire al turista quando arriva: oh, che bella città, quel qualcosa in più. E sicuramente il discorso dell'online dopo il Covid ha peggiorato la situazione, i prezzi degli affitti sono molto alti e per cui è sempre più difficile andare avanti. Luciana, da 33 anni in questo negozio, sicuramente l'emozione c'è, ma anche in questi anni ha creato tante amicizie. Certo, l'emozione è grande. In questi anni ho avuto modo di, sì, certo, di conoscere gente nuova rispetto a quella che già conoscevo e di coltivare veramente anche delle belle amicizie. Ho fatto anche parte di gruppi, di circoli, di persone dove anche per beneficenza che mi hanno coinvolto e diciamo che sì, ho avuto una vita sociale abbastanza movimentata perché veramente ho conosciuto tante persone. C'è un episodio che ci può raccontare, che si porterà per sempre nel suo cuore? Ce ne sarebbero tanti, veramente. Dico sempre le cose fatte anche per beneficenza, ma anche, per esempio, qualche anno fa, l'ottobre rosa della prevenzione del tumore al seno, avevamo regalato tanti gadget. Era stato un successone. Da febbraio cosa farà? Tante cose. La nonna, prima di tutto. Speriamo di viaggiare. Quello che non ha mai fatto finora. Quello che non ho mai potuto fare finora, sì. Un weekend libero con un sabato con la testa libera. A Rodolfo e Luciana gli auguri di un nuovo inizio da tutta la città di Fano. Ci spostiamo di poco a Palazzo Bracci Pagani, dove è possibile ammirare la mostra di Daniele Cataudella, l'artista che venerdì scorso ha inaugurato la sua mostra dal titolo Emozioni, Forme e Colori. Emozioni, Forme e Colori è il titolo della mostra inaugurata sabato 1 novembre a Palazzo Bracci Pagani. Protagonista della personale di pittura è Daniele Cataudella, in cui l'artista sintetizza il suo lungo percorso artistico. Predominante nelle sue opere l'uso del colore, che rende i suoi quadri brillanti, capaci di emozionare e catturare l'attenzione di chi li osserva per la prima volta. Il blu in particolare, quello maggiormente utilizzato agli esordi della sua carriera artistica, per poi trasformarsi pian piano in un colore sgargiante, così come l'oro, che per un certo periodo è stato quello predominante. Sin dall'inizio della sua carriera, Cataudella propende per le composizioni astratte, elaborando un suo linguaggio pittorico. Daniele, lei è nato a Pesaro, è stato insegnante all'Istituto d'Arte di Fano, ma oltre all'insegnamento tante le attività che ha curato negli anni. Io mi sono formato all'Istituto d'Arte di Fano, l'Apolloni, poi successivamente sono stato all'Accademia di Belle Arti di Urbino, iscritto alla sezione di pittura. Ho tenuto dei corsi di pittura per l'Università dell'Età Libera, e ho anche fatto dei corsi di decorazione e anche per il centro EDA ho organizzato dei corsi. Oggi a Palazzo Bracci che cosa vediamo? Palazzo Bracci è una sorta di, diciamo, piccola antologica dove praticamente ci sono diversi percorsi di ricerca e praticamente c'è, diciamo, la parte relativa alla gestualità,
quindi soprattutto le tele fatte con colori a olio, con la spatola, e poi ci sono altri, diciamo, lavori, altre ricerche invece relative a altre tecniche espressive, tipo appunto una sorta di neofuturismo, e quindi diciamo che ci sono diverse raccolte di ricerche, ecco qua. C'è un pittore a cui si ispira oppure diversi a cui si è ispirato in questi anni? Ecco, diciamo che il pittore principale a cui mi sono ispirato è Vassili Kandinsky, poi praticamente anche Paul Klee e anche altri pittori, soprattutto poetiche varie, tipo la poetica del surrealismo. Infatti nei miei quadri c'è molto dell'onirico, quindi oltre alla parte astratta informale c'è anche, diciamo, il sogno e quindi il mondo onirico, ecco. Questa non è la prima mostra che ha fatto a Fano? No, dunque questa è la seconda mostra. La prima mostra l'ho fatta nel 2006 in una galleria qui al centro della città ed era stata curata dal professor Alberto Berardi. Che ricordo ha di Berardi? Berardi era una figura molto di spessore, un intellettuale veramente di raffinato, e con tante idee e una persona estremamente positiva. Fino a quando è possibile visitare questa mostra? Dunque la mostra dura fino al 12 di novembre e l'orario è quello delle 17:30-19:30. Direttore artistico delle mostre a Palazzo Bracci Pagani, Carlo Bruscia, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare gli artisti del territorio. Devo dire che questo spazio nasce nel 2016, in pratica diamo spazio ai grandi autori del nostro territorio. Nello spazio di An Art Gallery avvengono le mostre dei grandi maestri, mentre in questo spazio che si chiama Spazio Pagani selezioniamo artisti giovani e meno giovani, quelli che hanno svolto un ruolo di ricerca nell'ambito dell'arte contemporanea. Alle sue spalle un quadro che lei apprezza in modo particolare? Sì, perché Cataudella, in questi tanti anni di ricerca, lo conosco perché ha studiato a Pesaro, ma ha anche insegnato a Pesaro, e quindi è una figura che ho conosciuto da tanti anni, e quindi oggi abbiamo la fortuna di avere tutta la sua esperienza artistica, che va da questo lavoro di ricerca di una figurazione molto, molto evoluta all'interno di tutta la panoramica degli autori contemporanei. Dopo il successo della prima domenica di Cartoceto DOP, il festival, la 47esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva, prosegue domenica 10 novembre. In piazza Garibaldi verrà allestito il mercato dell'olio e poco distante, in via Umberto I, si snoderà il mercato delle cose buone. A partire dalle 16 le vie di Cartoceto risuoneranno delle note della Cartoceto Street Band, mentre il varatrio tornerà con pizziche e tarantelle. Ci sarà anche uno spettacolo del Sognatore di Bolle. Inoltre la piazzetta dei mestieri accoglierà artigiani e artisti locali. Tra la biblioteca e il Teatro del Trionfo invece sarà possibile ammirare opere di pittura e scultura e la mostra personale di Gesine Arps. La serata si concluderà con uno spettacolo in anteprima nazionale. Alle 18:30 il teatro ospiterà Tre cuori a nudo con Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano e Marco Carusino. Ad Aqualagna invece prosegue la 59esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Saranno tre gli chef protagonisti: Enrico Mazzaroni, Stella Michelin e Stella Verde, Fabio Cappiello, una Stella Michelin e una Stella Verde, e Giorgione Orto e Cucina, l'oste più famoso della cucina italiana. Ricco il programma di iniziative previste per sabato e domenica, tra degustazioni, talk show, spettacoli, concerti, ricerca del tartufo e visite guidate. Il 10 novembre al Teatro Conti alle ore 11 il Grand Ordine della Ruscella d'Oro conferisce il premio a Giuseppe Zaffarana, presidente di ENI. Seguirà la consegna alla Fondazione Homo Bonus del premio Mattei, nato per promuovere l'impegno di imprenditori innovativi che operano sul territorio e capaci di generare sviluppo economico e crescita sociale e culturale. Compie oggi 100 anni Silvano Pensi, storico pescatore di Fano e nonno del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Lo ha incontrato Stefania Schiaroli. Tanti auguri a Silvano Pensi, nato l'8 novembre 1924, che oggi ha compiuto 100 anni, nonno dell'attuale sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Tanti auguri Silvano, tanti auguri a te.
una vita dedicata alla sua famiglia e al mare. Sposato nel 1952 con Ines, ha avuto due figlie ed ora ha anche tre nipoti e tre pronipoti. Abbiamo chiesto qual è il suo segreto per essere così in forma ed avere una memoria così, visto che si ricorda tantissimi aneddoti e dettagli della sua storia che ci ha raccontato, e i familiari ci hanno risposto che Silvano tiene la mente in allenamento facendo la settimana enigmistica da sempre e ascoltando le opere classiche fin da bambino. Ha sempre lavorato in mare. La prima volta che è salito sulla barca è stato l'8 novembre 1939, proprio quando ha compiuto 15 anni. Da quel momento ha continuato a fare il marinaio sulle barche fino al 1983, per ben 44 anni. Oggi a casa di Silvano in Sassonia si sono celebrati i festeggiamenti a cui ha partecipato anche il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che ha voluto omaggiare Silvano con una pergamena e passare del tempo con lui ad ascoltare i suoi racconti di quando era motorista e di quando giocava a calcio nell'Alma. Ci racconti il suo amore per il mare? È stato il mio lavoro. E quindi ho avuto la gran soddisfazione anche fare. Come sei innamorato del mare? Non ero innamorato, ero la vita mia era il mare perché mio padre era marinaio e allora anche mio nonno era marinaio, quindi a terra i studi non ce l'avevo tanto, capito? E allora ho dovuto andare in mare. Come ha conosciuto sua moglie? È andato con un amico che mi ha portato su a Cucurano, dopo dalla guerra subito, e lì c'erano degli amici che giocavano il pallone. E io siccome ero... Perché lei ha giocato anche nell'Alma, diciamolo. Loro sono stata una squadra di loro, e lì alla sera andavamo a ballare lì. Siete innamorati. Ci racconti un aneddoto particolare della sua vita? Eh sì, noi andavamo qua quando lui era il capannone delle reti, quindi lavorava, noi tutti i nipoti andavamo lì a giocare col pallone, quindi in mezzo alle reti, qualche volta si arrabbiava e quindi eravamo tutti insieme. Tutti insieme, che è la cosa più importante. Quello. No, siamo stati sempre uniti, io ho sempre avuto bene loro, a tutti. Anche loro mi hanno avuto bene. 100 anni portati benissimo. Insomma, spero sì. spero di continuare col teatro, ma non lo so. Allora, ci racconti un segreto per arrivare a 100 anni come lei, perché è in formissima. Ma non lo so, io lavoravo con la soddisfazione, capito? E basta. E vi ricordo che lunedì torna il nostro programma Primo Cittadino, in diretta dalle ore 19. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Chielli, risponderà alle vostre domande che potrete avanzare telefonando allo 0721 86 14 33 o inviando un messaggio su WhatsApp al 338 49 68 259. Dopo di noi uno speciale sul progetto Omnis che mira a promuovere la cooperazione creando itinerari e pacchetti turistici accessibili alle persone ipovedenti, non vedenti e per chi viaggia con il proprio cane. Tra poco invece le previsioni del tempo. Termina qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buona serata.